buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del podcast del Giunco.net con le ultime notizie aggiornate della provincia di Grosseto. Ecco le news di oggi, lunedì 20 settembre 2021. In apertura alla cronaca, è stato arrestato a Roccastrada dai carabinieri. Era ricercato perché nella sua azienda all'estero non aveva pagato gli stipendi dei suoi 30 dipendenti. I militari dell'arma lo hanno trovato dopo che si era trasferito in Maremma. Ancora la cronaca. Incidente stamattina a Follonica, alla rotatoria di via Cassarello. A riportare la peggio, un motociclista di 63 anni che è stato soccorso e trasferito all'ospedale Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Oggi in Toscana sono stati registrati 231 nuovi casi e 5 morti. I ricoverati sono 387, 2 in più rispetto a ieri, di cui 51 in terapia intensiva. Ieri intanto in provincia di Grosseto nuovi casi registrati sono stati 23, di questi 7 sono nel comune di Follonica, 5 in quello di Manciano e 4 a Grosseto, 1 invece è stato registrato a Pitigliano e anche a Gavorrano. In totale in Maremma ad oggi le persone positive in carico alla ASL sono 395, mentre sono 360 quelle in quarantena per contatto stretto. La situazione dei ricoveri, 17 le persone che si trovano nel reparto Covid all'ospedale Misericordia, 2 sono in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini, Maremma è stata superata la quota di 145.000 persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 164.000 le prime dosi somministrate. In totale in Toscana, dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 5.192.000 dosi. Adesso parliamo di amministrative. Proseguono tutti i giorni in diretta su Giunco.net gli appuntamenti con redazione live speciale candidati. Ogni mattina alle 10, dal lunedì al sabato, incontriamo un candidato sindaco in vista del voto del 3 e del 4 di ottobre. Domani mattina sarà ospite Matteo Di Fiore, candidato sindaco a Grosseto per Potere al Popolo. Ricordiamo che per seguire tutti i risultati delle elezioni dei comuni della Maremma, il nostro giornale lancia lunedì 4 ottobre la Maratona Giunco, ospiti, interviste, risultati, commenti a partire dalle 15. Quindi preparatevi ad una lunga maratona elettorale con la squadra del Giunco.net. Per questa edizione del podcast è tutto, seguite tutte le nostre notizie su Giunco.net, potete contattare la nostra redazione all'indirizzo mail redazione@giunco.net, al canale WhatsApp 334 521 2000, per il Giunco.net, Daniele Reale.